Salve a tutti, sono MiQuep e sono qui oggi per un nuovo tutorial. Oggi vi farò vedere come si può importare un mondo di Minecraft su Cinema 4D, quindi anche modificarlo. Di quello che abbiamo bisogno è Minecraft, abbiamo bisogno di Cinema 4D e di un altro programma gratuito, Mineways. Come prima cosa andiamo qui sul sito che vi posto giù in descrizione come sempre, realtimerendering.com eccetera eccetera, il link completo ve lo posto appunto in descrizione. Due software per Windows, per Mac, nel mio caso Mac me lo scarico, l'ho già scaricato in precedenza. A questo punto vado ad aprirmi Mineways che è questo. Andiamo qui su File, Open World, Find Your World. Nella mia io l'avevo già messo qui sul desktop Minecraft, mi scelgo il mio mondo che voglio importare, in questo caso Venezia, e vado ad aprirmi il file level.dat. Open, come vedete questo è il mio mondo, che in questo caso è Venezia. A questo punto andiamo sempre su File, Export for Rendering, confermiamo, clicco con il tasto di sinistra, no, ho sbagliato, clicco col tasto di sinistra, eccolo qui, mi sono selezionato l'area che voglio importare, accetto, confermo, di nuovo vado export for rendering. Come lo voglio salvare? Me la salvo sul desktop, mi creo una nuova cartella tutorial. Nome tutorial, eccolo qui, mi seguo la cartella, salvo. Qui non toccherei nessun valore, ok, ci impiega qualche momento, attendiamo che Mineways mi esporti il mio mondo di Minecraft. Eccolo qui, a questo punto possiamo chiudere Mineways, apriamo Cinema 4D versione R16 nel mio caso, andiamo su aggiungi, andiamo sulla cartella tutorial, ci andiamo a aggiungere appunto il nostro file tutorial.opj, lo apriamo. Qui la scala la lasciamo 1:1, ok, attendiamo un attimino, l'ombrellino della morte sul mio Mac, va bene, perfetto, eccolo qui, come vedete ingrandisco. Eccolo qui, come vedete è Venezia esportata, come vedete però mancano le texture.
non è testurizzato, così vabbè, non è che sia granché. Lo do un render. Però adesso vi spiego come appunto prendere tutte le testure. Andiamo qui, un attimo che ingrandisco. Mi vado a selezionare tutte le texture in questo modo. A questo punto andiamo su colore, andiamo qui sulle texture. Andiamo sulla nostra cartella dove abbiamo esportato. Allora, di nuovo, come dicevo, colore, texture e poi ci importiamo tutorialrgba.png. Attendiamo. Eccolo qui. Adesso abbiamo la nostra Venezia con le texture. Non, però manca ancora qualcosa. Come vedete, le finestre non si vedono. Andiamo qui sulla base, ci mettiamo una spunta su alfa, andiamo su alfa e ci importiamo in questo momento tutorial.alpha.png. Eccolo qui. Adesso faccio un piccolo render. Abbiamo il nostro mondo di Minecraft importato su Cinema 4D, quindi adesso possiamo anche modificare o aggiungere degli oggetti oppure fare dei video molto interessanti e divertenti. Bene, grazie, vi ringrazio per l'ascolto, spero di essere stato utile con questo piccolo e breve tutorial. Ci vediamo alla prossima e buon divertimento a esportare i vostri mondi di Minecraft.